Prego, Mario. Grazie Presidente. Chiedevamo un'informativa urgente del Ministro Salvini. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle chiede che il Ministro Salvini venga immediatamente, urgentemente, a riferire sul sistema di consulenza e appalti pubblici banditi da ANAS, di cui ci parla oggi la stampa. Colleghi, per favore, per favore. Agli arresti domiciliari Tommaso Verdini, presidente della Inver, che si sarebbe occupato di mediare tra imprenditori e dirigenti ANAS, anch'essi destinatari di misure cautelari. Sono tutti, per favore, per favore, accusati di corruzione e turbata libertà degli incanti. È gravissimo quanto sta accertando l'indagine della Procura di Roma, che riscontra il rischio da sempre evidenziato al Movimento 5 Stelle circa la diffusione della corruzione per l'assenza di regole, di misure di vigilanza e prevenzione. Secondo quanto si apprende dagli articoli, incontri sarebbero avvenuti in bar e ristoranti anche con politici o esponenti di vertice del MEF. Bisogna che il Parlamento sappia in quale misura i fatti coinvolgono ANAS, per quanti e quali appalti, quali le misure adottate per prevenire la corruzione, quali il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni. La corruzione altera i mercati, attacca i diritti di ciascuno, corrode le fondamenta della società, mina lo Stato di diritto, e questo è quanto ha affermato il Presidente della Repubblica in occasione, alcune settimane fa, della giornata internazionale contro la corruzione. È per questo, signor Presidente, che chiediamo che il Ministro venga urgentemente a riferire, rispettando in pieno la presunzione di innocenza, ma pretendendo chiarezza sui fatti di cui la stampa parla. Noi non intendiamo in questa sede, perché non è questa la sede, discutere di una vicenda giudiziaria che avrà il suo corso e rispetto alla quale noi evidentemente non entriamo nel merito e non lo facciamo qui. Quello che chiediamo però, Presidente, alla luce di quello che c'è oggi sui giornali, e sono le 11 e ancora nessuno da parte del Governo ha ritenuto di smentire delle dichiarazioni, delle affermazioni, degli articoli che mostrano una certa gravità, perché danno il senso di una relazione diretta tra alcuni soggetti e altri soggetti che hanno funzioni importanti non solo all'interno del Ministero, e me lo consenta, se abbiamo letto con attenzione non solo del Ministero delle Infrastrutture ma anche di altri ministeri, riteniamo che sia utile per la credibilità di tutti noi e che sia utile per la chiarezza necessaria proprio in questo contesto, nel contesto nel quale il Paese sta affrontando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta affrontando la manutenzione ordinaria e straordinaria di grandi infrastrutture, sta predisponendo grandi lavori. Ci sono delle regioni, si parla di infrastrutture che riguardano la regione Friuli Venezia Giulia, che riguardano la regione Emilia Romagna, che riguardano altre regioni. Insomma, riteniamo che quello che è scritto oggi sui giornali merita la massima attenzione da parte di tutti i parlamentari, di maggioranza e di opposizione. Oltre alla vicenda giudiziaria c'è la necessità di dare trasparenza, chiarezza a rapporti e relazioni che non possono assolutamente coinvolgere alcuno del governo e altri funzionari pubblici, perché quelle dichiarazioni che oggi abbiamo letto sul giornale sono incompatibili con il corretto funzionamento delle istituzioni, che dovrebbe stare a cuore a ogni parlamentare della Repubblica italiana, sia esso di maggioranza che di opposizione. C'è quindi una questione politica. Chiediamo che rispetto a questa questione politica ci sia un intervento del Governo, che il Governo smentisca, che il Governo elimini questa ambiguità, che è un'ambiguità tutta politica, prima ancora che giudiziaria, che non ci compete quella giudiziaria, ma quella politica sì, e che quindi venga fatta chiarezza su quelle relazioni e su quei rapporti. È una cosa che come Partito Democratico chiediamo con forza, e la chiediamo non solo al Ministro delle Infrastrutture, la chiediamo a tutti i soggetti che sono interessati da quelle dichiarazioni, e magari lo chiediamo anche al Ministro per gli Affari con il Parlamento, che non si è ancora degnato di mettere piede in questo consesso, visto che stiamo parlando della manovra di bilancio e visto che proprio il Ministro per gli Affari con il Parlamento dovrebbe tutelare i rapporti del Parlamento con le altre istituzioni e quindi in questa sede prendere la parola anche e soprattutto su questi temi. Grazie, onorevole Ferracchiani. Sullo stesso argomento l'onorevole Bonelli.
Grazie signor Presidente. Anche noi come gruppo Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo l'informativa qui in aula urgente del Ministro Salvini. Non siamo interessati alla vicenda giudiziaria, il punto è un altro. Il punto è una questione che riguarda e dovrebbe cominciare a preoccupare fortemente la maggioranza e anche la Premier Meloni. Perché quando si cominciano a incontrare imprenditori a casa, nei ristoranti, per discutere di questioni che attengono le attività di un dicastero, c'è un problema che attiene il comportamento rigoroso che dovrebbe avere un sottosegretario, un componente del governo. Vede, c'è una cosa che è sfuggito a questo Parlamento, lo dico con molta preoccupazione perché ho a cuore il ruolo delle istituzioni del mio, del nostro Paese. Non è la prima volta che accade. Il punto è che, ad esempio, un anno fa circa, il ministro Salvini incontrò, ancora prima di fare il decreto sul ponte sullo stretto di Messina, incontrò l'imprenditore Salini, incontrò Lunardi, disse incontri informali per cominciare a discutere del ponte sullo stretto di Messina. Noi pensavamo, ci eravamo illusi che questo dovesse avvenire nelle istituzioni e nel Parlamento, invece veniva in alcune stanze riservate. C'è un problema che attiene la trasparenza, quella trasparenza voi continuate a negare a questo Paese, come quando negate ad esempio documenti fondamentali a parlamentari. Questo modo di procedere, lo dico in particolar modo al partito di maggioranza relativa Fratelli d'Italia, rischia che vi farà molto male. Lo dico al capogruppo attraverso il suo tramite, al capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti. Attenzione, attenzione a quello che sta accadendo al Ministero delle Infrastrutture. Questa modalità non trasparente rischia di fare male a delle istituzioni, a prescindere dall'attività giudiziaria.